Dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento i diritti del debitore, un aiuto al debitore incolpevole. Gaetano Ravanà. Liquidando i propri creditori, poco più di 128.000 euro potranno liberarsi definitivamente di debiti per oltre 508.000 euro ed evitare la vendita all'asta della loro abitazione, tornando dopo 7 anni e mezzo ad una vita normale. Protagonisti di questa vicenda una coppia di coniugi agrigentini su cui il destino si è accanito, a tratti anche crudelmente. A quel tribunale di Agrigento, giudice la dottoressa Silvia Capitano ha omologato il piano del consumatore, riconoscendo alla coppia lo stato di sovraindebitamento incolpevole. Il piano del consumatore, ora denominato ristrutturazione dei debiti del consumatore, è una domanda a procedura presentata al tribunale di residenza che permette a un debitore in difficoltà, per il quale non ricorrano le condizioni di inammissibilità, di vedersi ridurre l'ammontare dei debiti e quando può veramente pagare. Ciò che il debitore non può pagare verrà cancellato a fine della procedura. I coniugi agrigentini, rappresentati dagli avvocati Carmelo Bruno e Giuseppe Sciascia Cannizzaro, si sono rivolti all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. I diritti del debitore, autorizzato dal Ministero di Giustizia, ad operare per i tribunali di Agrigento Sciacca e Caltanissetta, ed è stato nominato quale gestore designato Giuseppe Antonio Lentini. Nel caso dei due coniugi agrigentini, spiega Stella Vella, referente dell'OCC, i diritti del debitore, il sovraindebitamento è un fatto naturale, o meglio, un'evoluzione razionale di una serie di eventi che hanno caratterizzato da un tempo troppo lungo i due coniugi, prima come singoli e poi come coppia. Nella loro storia si ravvede innanzitutto la volontà di risolvere i problemi di salute via via sopraggiunti, ma quello che ha sconvolto la famiglia con un tracollo finanziario è stato il verificarsi di una tragedia. La causa dell'indebitamento dei coniugi non è attribuibile ad uno stile di vita al di sopra delle loro possibilità, ma ad un accanimento di eventi severi che hanno interessato la coppia. A determinate condizioni, i sovraindebitati, prima che i singoli creditori possano svolgere azioni di recupero quali decreti ingiuntivi o pignoramenti dello stipendio, possono accedere ad una delle procedure previste dal codice della crisi, rivolgendosi ad un OCC per una soluzione definitiva della propria posizione debitoria senza ricorrere a usurai o gesti estremi. La casistica delle procedure gestite, spiega ancora Stella Vella, mette in evidenza una presa di coscienza del problema da parte dei debitori, soprattutto in presenza di procedure esecutive immobiliari e pignoramenti vari. Anche in questi casi la legge sul sovraindebitamento è una soluzione, riuscendo anche a salvare le case all'asta se sono presenti. Infatti, i requisiti si può ritornare a vivere senza il peso dei debiti e avere un ruolo attivo nella società, nel rispetto della legalità.